Quindi, se vi ricordate prima, quando abbiamo visto i canali di comunicazione, quelli che erano al secondo posto della classifica con un 20% di quota di mercato, con possibilmente una clientela già educata al prodotto internazionale in generale, ma più in specifico al prodotto Made in Italy. Negozi situati nella provincia americana, perché? Perché comunque Stati Uniti non vuol dire solo New York, Los Angeles, San Francisco e Chicago, ma ci sono tante altre città che noi chiamiamo provincia, ma che sono città con milioni di abitanti, quindi non dobbiamo considerarle come la nostra provincia, che allo stesso modo offrono molte potenzialità per i prodotti Made in Italy. C'è poi da fare un'altra considerazione che sceglieremo anche negozi presenti in località turistiche, tra virgolette, dove diciamo, il cliente americano comunque ha più propensione alla spesa rispetto alla città dove risiede, perché sappiamo benissimo che quando una persona è in vacanza è più rilassata, ha più tempo e quindi ha più propensione a spendere. E questo ci è confermato proprio dalla presenza di molti negozi specializzati di questo tipo in località di tipo turistiche. Per la scelta dei negozi è che noi sceglieremo quei negozi che hanno locali idonei a realizzare delle ambientazioni in grado di ricreare all'interno del locale lo stile e l'ambiente del vivere italiano. Questo perché comunque, come potete vedere anche qui in questo museo, un conto è presentare un oggetto, che sia un vaso, che sia una lampada, che sia un tappeto, che sia un bicchiere, così da solo. Un conto è presentarlo in un contesto tutto italiano che comunque ricrei il nostro stile di vita. Le promozioni avranno la durata di 2 settimane, inizieranno orientativamente nel mese di settembre per andare avanti poi in diversi negozi per 3 mesi. Come detto, sceglieremo prioritariamente la presentazione dei prodotti mediante la formula delle ambientazioni e poi all'interno delle 2 settimane di promozione organizzeremo un evento principale di richiamo all'interno del quale il negozio, ma anche noi organizzatori, avremo modo di invitare innanzitutto i clienti più selezionati del negozio, la stampa locale, le personalità locali ed altri operatori di settore, tutto questo per coinvolgere nel negozio e dare più enfasi alla promozione che si sta svolgendo. Un'altra azione prevista dal progetto è quella della campagna pubblicitaria. Avremo una pubblicità su 2 livelli, un primo livello a livello nazionale che partirà un po' prima rispetto a settembre per spiegare a livello generale il progetto, per spiegare quello che stiamo facendo, per presentare intanto le aziende, per presentare il valore aggiunto e cercare di spiegare il valore aggiunto dei prodotti Made in Italy rispetto ai prodotti degli altri paesi. E questa campagna verrà realizzata sulle principali riviste di settore, quelle però a livello nazionale. Come secondo livello, invece, man mano che ci avvicineremo all'inizio delle azioni promozionali, andremo a fare pubblicità a livello appunto locale, laddove faremo le promozioni e qui invece pubblicizzeremo l'evento vero e proprio, cioè le 2 settimane di promozione che si svolgeranno
in quel particolare negozio. E questa campagna pubblicitaria verrà realizzata sia su riviste specializzate però a livello locale, sia sui quotidiani che sono maggiormente letti sempre a livello locale. Vi vorrei presentare questo sito è stato realizzato dall'ICE di Atlanta più di 10 anni fa. Lo scorso anno è stato ridisegnato, quindi credo che si possa dire che anche a livello di immagine e a livello di presentazione si presenta in un modo molto nuovo, e diciamo, è un sito specializzato per il settore arredo e complementi d'arredo, scusate, articoli da regalo e oggettistica per la casa, specializzato solo per il mercato americano. È un sito che comunque ha riscosso un buon successo. Ad oggi conta oltre 300 aziende italiane al suo interno, 25.000 accessi unici all'anno, quindi non sono considerati i visitatori che tornano sul sito. 25.000 accessi unici vuol dire appunto una persona che per la prima volta accede al sito in un anno. Ci sarà all'interno di questo sito una sezione specializzata al progetto Accenti d'Italia, all'interno della quale verranno elencate sia le aziende italiane partecipanti al progetto, sia i negozi che parteciperanno alla promozione, e all'interno di ogni negozio poi, man mano che le promozioni verranno effettuate, poi ci sarà tutto il materiale fotografico e anche audiovisivo realizzato nel corso dell'evento. La cosa importante che comunque vi vorrei sottolineare è che questo sito offre alle aziende gratuitamente una vera e propria vetrina virtuale, e quindi per chi fosse interessato, a prescindere dalla partecipazione o meno del progetto, può mandarci un'email ad Atlanta chiedendo l'inserimento dell'azienda in questa vetrina, e l'inserimento comporta l'apertura di una pagina all'interno del sito per l'azienda italiana, dove l'azienda può mettere, oltre ai propri contatti, un profilo, un breve profilo dell'attività svolta, e poi una serie di fotografie dei propri prodotti più venduti. A chi rivolgersi? Per quanto riguarda l'ICE, noi seguiamo con l'ufficio in Italia a Roma l'area beni di consumo, sistema abitare, la parte italiana del progetto, quindi il rapporto con le aziende, la raccolta delle adesioni. Per qualunque informazione potete scrivere al sistema.abitare@ice.it. Invece ad Atlanta seguiremo la fase organizzativa negli Stati Uniti, e anche lì, per qualsiasi informazione sugli Stati Uniti e anche per il sito, potete scrivere a atlanta@ice.it.